Cioè, solo qui ho visto questa cosa, non mai visto in altre parti del mondo, che una città così avanzata e tecnologica e ricca e tutto quello che vuoi abbia comunque un fenomeno del genere, perché è davvero sconvolgente. Ciao amici! Bentornati e benvenuti nel vlog di oggi. No? Sì. Me ne vado. Vabbè, ciao ragazzi, alla prossima! No, io sono orribile oggi. Però vabbè, almeno non si vede la macchia di sugo di Sichuan che ho sul pantalone. Ma quello di oggi è un vlog casereccio, anche se... No, più o meno, dopo vi faremo vedere delle riprese che abbiamo fatto prima. E dopo? Ma perché? Perché c'è un tempo di merda. Un tempo di merda. È una settimana che piove, fa freddo. Ma cos'è successo ad Hong Kong? Sembra di stare a Torino. E se tra voi ci sono dei torinesi, capiranno subito che cosa intendiamo. La nebbia, la pioggerella, quella stupida, quella sottile che anche se hai l'ombrello ti bagna uguale, ti arriva da tutte le parti. E quindi, tra il tempo che è andato male, tra il fatto che io ho avuto lo scagotto per 3 giorni. Niente, un vlog spontaneo. Quindi non abbiamo potuto fare grossi giri pazzi, ma volevamo raccontarvi questa cosa già da un po'. E quindi è giusto che ne parliamo, no? Che ne parliamo, che non è la sua situazione gastrointestinale assolutamente. È una cosa molto molto interessante che noi abbiamo visto soltanto ad Hong Kong. È proprio un fenomeno che avviene qui da sempre, perché come sapete io sono stata qui 10 anni fa ed era già così. Ci siamo un po' informati e vi vogliamo raccontare. Non credo di averlo mai visto da nessun'altra parte, anzi se qualcuno lo sa, fatecelo sapere. No, noi ci siamo informati, quindi lo sappiamo noi adesso. Solo ad Hong Kong? Ah, dici se lo sa, se è solo ad Hong Kong oppure no. Ah, ok, no, questo non lo so. Sei informata? No. Ha fatto questo spacchiamento. Dai, ora vieni fuori. Allora, partiamo dall'inizio. Dunque, qua a Hong Kong c'è una grossa comunità di donne filippine e di donne indonesiane. E il motivo è che le donne filippine e le donne indonesiane vengono ad Hong Kong per lavorare come domestiche. Domestiche, badanti, babysitter, hanno diverse tipologie di contratto. E una cosa importante, secondo me, da dire è che devono, da contratto, nonché legalmente, secondo la legge, vivere nella stessa casa in cui lavorano. Quindi noi due in questa casa abbiamo una badante o una domestica e lei deve vivere con noi. Noi non ce l'abbiamo in realtà. Se ce l'avessimo dovrebbe vivere. E tra l'altro, se avete visto il tour della casa, c'è una stanzetta in più. E anche nella nostra vecchia casa c'è una stanzetta in più, che non è una camera da letto normale. No, non lo è. È una stanzetta proprio piccolina, minuscola, che secondo te è il tuo studio, quello sì, che è il mio studio, infatti. O è l'altra? Vabbè, questa casa è anomala perché ha 2 stanze in più di solito, e questo a Hong Kong è raro. Però di solito appunto le domestiche per legge devono vivere nella casa della famiglia per cui lavorano, perché altrimenti c'è come pena una multa altissima, se non addirittura la galera, sia per le domestiche sia per la famiglia che le assume senza farle vivere in casa loro. Questo perché ovviamente ad Hong Kong lo spazio è pochissimo e quindi se loro avessero la propria casa non ci sarebbe veramente la capacità di riuscire a farci stare tutti, per cui questa regola secondo noi nasce da questa idea, da questa esigenza, da questa necessità. Nel 2017 erano circa 300.000 le domestiche a Hong Kong, sono tantissime. Immaginate di lavorare 18 ore al giorno in una casa che non è vostra, con gente che conoscete appena, vivendo in una stanzetta minuscola e non potendo tornare a casa. Queste donne non vedono la loro famiglia, che tendenzialmente è nelle Filippine o in Indonesia, perché ho letto che da contratto hanno tipo una cosa come 7 giorni di vacanza l'anno per i primi 9 anni che sono a Hong Kong, una cosa
folle. Questo spiega tutto il quello che andrete a vedere adesso. Perché esatto. Su 6 giorni alla settimana loro lavorano e sono a casa e comunque vivono in questa casa, ma nell'unico giorno libero che hanno la settimana, che è la domenica, queste ragazze non hanno una casa propria e quindi si devono organizzare per passare la giornata per i fatti loro. E magari non si vogliono andare a fare hiking dopo che sono state tutte le settimane a lavorare e vogliono stare serene per i fatti loro. E quindi quello che succede è quello che vedrete adesso. Come vi anticipavo, vedete che già c'è una confusione enorme, proprio perché c'è tantissima gente fuori e vedrete una concentrazione di donne incredibile, perché sono tutte le maid che la domenica vanno in giro per Hong Kong, si riuniscono insieme, cominciano a fare festa, party, vendono cose. E la cosa assurda è che davvero non ho mai visto una concentrazione di donne tutte ovunque, in qualunque zona della città. E poi ognuna di loro hanno dei sacchi, delle borse, perché è come se fosse una giornata di picnic in cui si riuniscono e fanno festa. La festa che le vedi che fanno i balletti, che vendono roba, è proprio una giornata di festa. Cioè, guardate, uscendo dalla metro, no? È assurdo, sembra la festa della donna! Guardate, è una roba incredibile. In ogni angolo dove c'è una tettoia, loro si uniscono e fanno questa festa. Anzi, lei fa il karaoke, è fantastica. Qui abbiamo la TikTok star delle tive. Ci siamo anche noi nel suo video. Ciao, dove te ne stavi andando? Mi avevi abbandonato? Io ho capito che tu vuoi andare a fare festa qui con tutte queste signore. I boys are not allowed. Comunque è per loro un'occasione per ritrovarsi, per stare tra loro. Leggevo anche che per loro è un'occasione anche solo banalmente per mangiare il cibo loro locale, perché vivendo con la famiglia per cui lavorano, durante la settimana loro cucinano per queste famiglie che tendenzialmente molte sono occidentali e quindi loro non possono mangiare il cibo del loro paese, e quindi la domenica si divertono proprio a cucinare, a condividere il cibo con le loro amiche, a parlare nella loro lingua, ma non solo, perché appunto fanno i balletti, cantano e che ne so, giocano a carte, si fanno la manicure, passano il tempo tra loro. E per quanto possa sembrare una cosa assurda vedere anche i video, vedere tutte queste persone anche nei cartoni così, giustamente immaginate che non hanno una casa propria, no? E quindi se loro si vogliono riunire, stare tra amiche, è bellissimo vedere la naturalezza con cui loro innanzitutto sono super sorridenti, super contente durante questa domenica. E non è una sola domenica, più domenica. Abbiamo visto loro tutte le domeniche ballare, cantare, fare festa. È un giorno dove loro comunque condizione non così piacevole, perché comunque sei lontano da casa, lontano dalla tua famiglia. Sì, non sono felici delle condizioni in cui vivono qua, perché ho letto su un altro articolo, l'Elisa True Crime che c'è in me, su un altro articolo ho letto che nel 2017 hanno anche fatto una grande protesta proprio qui ad Hong Kong, manifestavano appunto per le condizioni lavorative, per questi ritmi comunque che erano troppo disumani. Leggiamo in questo articolo che per tutto quello che vi abbiamo elencato al mese guadagnano circa, poi non so, 500 euro al mese. Sì, queste sono le cifre che ho letto sull'articolo, poi io non lo so se qualcuno li pagherà, le paga magari di più, però circa 500 euro al mese, che per Hong Kong. E poi si ha da dire anche che dipende anche dalle famiglie, ci sono dei casi in cui c'è molta più flessibilità, però esatto, è una cosa assurda che se magari la famiglia è più flessibile gli dice guarda, se tu vuoi uscire la sera, vuoi andare
andare con le tue amiche, vuoi fare, vuoi essere il più libero, più flessibile, prenditi il tempo e lo spazio per farlo, perché ci sono anche queste circostanze. Se per caso dovesse succederle qualcosa, è responsabilità della famiglia, quindi certo, del datore di lavoro che le ospita qualsiasi cosa succede, e sarebbero multati e rischiano l'arresto, si rischia soprattutto se era successo insomma degli amici che conosciamo che hanno appunto una domestica in casa, che lei volesse dormire una notte fuori a casa di una sua amica, non mi ricordo qual era la circostanza, comunque voleva dormire fuori, e loro all'inizio gli avevano detto ma certo, no, fallo, però poi appunto, cioè, per legge lei deve dormire a casa tua, in teoria loro avrebbero dovuto dire no, non puoi dormire fuori, perché come diceva Edo, se quella notte che passa fuori per disgrazia dovesse succederle qualcosa, la famiglia va in galera. Crediamo che comunque questo fenomeno sia davvero una cosa unica, e sì, al di là del fatto che raccontiamo quanto ci possa stare a cuore Hong Kong, quanto ci possa piacere per questi contrasti, no, per queste realtà così diametralmente opposte a quelle a cui siamo abituati, è anche vero che comunque a poco vi racconteremo anche degli aspetti che non sono quelli bellissimi, perché comunque è una metropoli con una storia, con una miscela di culture diverse, come è giusto aspettarsi, ci sono gli aspetti positivi ma ci sono anche gli aspetti meno piacevoli, quelli negativi, e questo, per quanto lo sia per noi, perché comunque lavorare in queste condizioni, vivere così, diventa per me piacevole vedere come comunque queste persone si aggreghino e passino la giornata insieme e se ne possano veramente fregare di tutto, di qualsiasi cosa, ma si divertono, passano la giornata nel divertirsi. Sorridente. È una condizione purtroppo che qui è una consuetudine normale, magari per noi è fuori di testa pensare di doversi riunire per strada perché non si ha un posto dove stare o una casa propria, però immaginate lo stare nel vostro ambiente di lavoro, in ufficio, 6 giorni senza poter tornare a casa, è l'unico giorno in cui siete liberi, che si fa? Cioè, se io penso a quando lavoro in ufficio, stare 6 giorni in ufficio... No, certo, vuoi stare... No. Fuori ovunque tranne che lì, infatti ha senso. Poi ho letto che c'è una zona che è il Financial District in cui si riuniscono più le donne della comunità filippina, e questo suppongo sia perché c'è proprio il centro commerciale tutto filippino, cioè proprio entri in questo centro commerciale e ci sono solo negozi filippini, ci sono i money transfer, anche perché loro durante quel giorno libero che è la domenica devono fare tutto quello che non possono fare nella vita normale di una persona, no? Perché comunque lavorando tutto il giorno in casa, la sera sono lì e dormono. La domenica è anche un modo per inviare i soldi, fare dello shopping, comprarsi le robe. Sì. Allora, questo è un centro commerciale pieno di negozi filippini. Infatti noi che siamo venuti di domenica, che è il giorno libero del paese, siamo curvi. Vabbè. Che poi qua è anche pieno di negozietti che spediscono cose nelle Filippine in modo molto veloce e economico. Più che altro concentrati qui. Più che altro spediscono gli sgays. Spediscono qualsiasi cosa. Beh, questi fanno affari d'oro, Bubi. Con 25 Hong Kong dollari hai voglia. Cioè, praticamente siamo a Ferolone, va. Posso dirlo? Questo è un... versione upgradata. Sembra a casa la signora praticamente, va. Nella sua cucina direttamente e anche nel suo immondezzaio. Comunque notate come sono l'unico uomo, mi sto stendendo inbeato tra le donne, manca solo Paolo Bonolis qua e mi tuffo in piscina. È diventata un po' una tradizione, infatti appunto lì in quella zona si riunisce la comunità filippina, invece ho letto che la comunità indonesiana si riunisce più in un'altra parte della città, che dove c'è Victoria Park, insomma c'è un parco, ma ripeto è da tanti tantissimi anni, io 10 anni fa questa cosa era così, era esattamente come oggi. Ma se ci pensate, è una tradizione talmente radicata che i palazzi vengono strutturati e costruiti proprio con questa stanza in più per la domestica, quindi immaginate quanto sia una tradizione o una consuetudine normalizzata qui quello di avere questo tipo di relazione con loro e quanto loro stesse sono abituate a vivere in questa condizione che
non condivido, ecco, non... No, però se lo fanno, immagina invece nel loro paese quante opportunità. Sicuramente Indonesia e Filippine non sono i paesi più ricchi al mondo, ecco, comunque in certe aree c'è una povertà allucinante, quindi è normale che posso provare solo a capire perché si accettano determinati compromessi. Sì. Quindi niente, volevamo condividere con voi questo aspetto particolare della città, non perché sia bello o giusto, ma perché è una cosa davvero unica e curiosa. Sì. E che secondo me anche lì apre delle prospettive di riflessione sul lavoro e sulle condizioni di vita, no? Che si possono trovare in una dinamica di una metropoli super industrializzata, super ricca, con un tenore di vita altissimo, ma che allo stesso modo ospita nello stesso financial district una realtà di povertà, ma affrontata con un'energia, un sorriso e una voglia di divertirsi senza eguali. Quindi per il vlog di oggi è tutto. Fateci sapere cosa ne pensate di questo fenomeno, perché sicuramente siamo sicuri che è qualcosa che vi lascerà un attimo schiazzati. Fateci sapere se l'avete visto da qualche altra parte o se sapete appunto di qualche altro posto che ospita questa realtà, una realtà simile. E per i prossimi vlog Hong Kong degli orrori rimanete sintonizzati, perché sto preparando una lista di contenuti. Vabbè, ci sono gli aspetti belli come gli aspetti brutti. È giusto, no, è normale. È la realtà, quindi. È così. Ma è giusto condividere tutto, sì. Se no che senso ha? E infatti, proprio per questo motivo, rimarremo qui quasi un altro mese. Ah sì, abbiamo prolungato il nostro soggiorno. La nostra permanenza ad Hong Kong. Per un altro mesetto, più o meno, sì, torneremo a fine aprile. Perché non avevamo avuto tempo, il tempo era brutto, non potevamo farvi vedere le parti che volevamo farvi vedere di Hong Kong. Il mare, le colline, gli hiking, la natura. E quindi... E quindi stiamo rincorrendo il sole. Dai. Beh dai, non facciamo gli ipocriti, non è che ce la stiamo proprio, ci dispiace restare un mesetto in più. No, ovvio, se no non saremmo rimasti. Però, ovviamente. Al prossimo vlog e al prossimo aggiornamento. Ciao! Ciao.